di ideali e di valori, quello che era il bene massimo per proprio la vita di giovani, soprattutto di giovani, parliamo di ragazzi un po' più grandi di voi, 17enni, 20enni, che hanno capito cosa era, qual era il clima da dare in quel momento, quale doveva essere lo scopo principale della loro vita, perché l'Italia era caduta in un buio incredibile, in un dramma incredibile che era stata la seconda guerra mondiale, l'occupazione nazista e le barbarie che sono succedute in quegli anni. Quindi abbiamo avuto una giornata molto importante, una mattinata molto importante con appunto la presenza di storici che hanno parlato e hanno raccontato in una maniera viva e molto limpida e molto diretta di quelli che sono stati i fatti partigiani e guardate drammatici, che è giusto ricordare, è giusto averli presente, perché da lì in poi sono quelli che su cui si basano i valori per costruire una nazione, un paese, un mondo migliore. Non è retorica, ma è veramente quello che è stato negli anni successivi. Cioè l'Italia è uscita da una situazione veramente catastrofica, come quella della seconda guerra mondiale, che non dimentichiamo affatto. Ho sentito ieri proprio dei dati, 50 e oltre milioni di morti complessivi, di cui oltre 30 milioni sono stati civili in tutta Europa. Ovviamente questo è un conteggio su quello che è stato, proprio una contabilità di morte, di quello che ha prodotto la seconda guerra mondiale, un dramma incredibile che ha colpito numerose nazioni, tra cui anche l'Italia. Vi leggo due righe di quello che è stato l'intervento del Presidente del Senato, Pietro Grasso, nel commemorare appunto il 70° della Liberazione, che è avvenuto a Camere Unite pochi giorni fa. Solo un passaggio, che è quello che mi ha colpito, perché come se si rivolge a chi non c'era in quegli anni, a chi ovviamente non ha potuto viverlo quel momento e deve fondare i propri valori su un pensiero ben preciso. Questo passo dice: nel rievocare l'epopea della Resistenza non si deve cedere però alla tentazione di considerare il 25 aprile come uno stanco rituale ripetuto di anno in anno, né tantomeno ci si può limitare ad un mero esercizio retorico. È fondamentale andare al cuore di quell'esperienza. Celebrare la liberazione significa innanzitutto interrogarci sul nostro presente, sulle sfide che si pongono davanti a noi come comunità nazionale, sulla nostra capacità di realizzare tanto individualmente quanto collettivamente i valori e le promesse che il movimento della Resistenza ci ha lasciato. È un'eredità, ma è anche un progetto che continua. Il progetto della Resistenza si fonda su valori e su una visione di comunità che andava oltre quegli anni e deve essere viva ancora oggi. E quindi ci piace concludere questa giornata molto storica, molto con una visione retroattiva, rivolgendoci alle nuove generazioni, cioè anche a voi ragazzi, parlando dei giovani, parlando di un giovane guanzatese che ha sacrificato la sua vita negli anni della seconda guerra mondiale. Lo facciamo con Ivan Vangora, che ringraziamo di essere presente e di aver prodotto una relazione molto valida, e lo vedrete anche voi. Ci parlerà di Fulvio Aurelio, di quello che è stata la sua vicenda drammatica, ma importantissima per quello che è appunto la nostra comunità. Chiudiamo, poi lasciamo anche spazio a eventuali vostre domande. Immagino che in massa avete trattato comunque l'argomento della liberazione del 25 aprile. Questo è l'intervento conclusivo dedicato soprattutto a voi ragazzi. Parliamo di un guanzatese, appunto, e vi chiedo di prestare attenzione alle parole di Ivan. Grazie. Io mi chiamo Ivan Bancora, non sono un oratore, quindi vi chiedo perdono se magari sbaglio a dire qualcosa o nella maniera di esprimermi.
Io sono nipote diretto di Aurelio, artigiano avanzatese, deportato e deceduto a Flossenburg in Germania. Non nascondo di avere emozioni ogni volta che racconto la storia di mio zio e non nascondo di provare molta sofferenza davanti a ciò che ha dovuto patire per la piccolezza umana. Pertanto vi avviso che, data la particolarità della sua biografia, ho dovuto eliminare molte immagini, anche se alcune di queste testimonianze che vivremo insieme potrebbero suscitare per alcuni sofferenza al momento di impressione. Vorrei ringraziare l'amministrazione comunale, nella persona del sindaco, vice sindaco di tutta la giunta, l'AMPI sezione Sepio e l'Istituto di Storia Contemporanea per Amato Perretta di Como per avermi dato l'opportunità oggi di raccontare la storia di mio zio. Vorrei infine ringraziare mio papà, fratello ancora in vita di Aurelio, il quale, con tanta tenerezza e pazienza e talvolta sofferenza, mi ha trasmesso l'amore per questo eroe e mi ha raccontato la sua forte personalità. Mi ho intitolato la biografia di mio zio, Aurelio Bancora, matricola 21485, un numero 9. Di fronte alle prospettive terrificanti che si aprono all'umanità, ci rendiamo conto ancora meglio che la pace è l'unica lotta che valga la pena di combattere. Non più una preghiera, ma un ordine deve essere quello che sale dai popoli verso i governanti. L'ordine di scegliere definitivamente tra l'inferno e la ragione. Mi sono venute in mente queste parole scritte dal premio Nobel Albert Camus nel 1945, pensando al povero giovane Aurelio, facendone un bilancio della sua breve vita, che ha donato come martire per la patria. L'esperienza vissuta da Aurelio e da tanti altri che come lui neppure hanno avuto la sorte finale di poter tornare a rivedere le stelle ci fa respirare un mondo torturato ed angoscioso. Che tremendi maestri quei nazifascisti e quanti allievi hanno disseminato per il mondo e tuttora ne subiamo i loro errori. Infatti adesso l'uomo non può più permettersi la catastrofe senza la rovina di tutti. L'angoscia equivoca, grida aiuto ad ogni costo ed è vano. Talvolta sentiamo eco di guerre lontane, torture di chissà che popoli, drammi di chissà persone. Pensiamo distrattamente e ci alieniamo da tali fatti, non ci rendiamo conto che è successo anche qui, proprio qui, nel nostro piccolo paese a Guanzate. E Aurelio, cittadino guanzatese, persona come noi, un giovane con ideali, sogni e progetti proprio come noi, è rimasto tragicamente impiegato. Come affermava Carl Jasper, filosofo, l'angoscia deve convertirsi nella forza che strappi la salvezza nell'ambito della ragione. Ma per arrivare a ciò, tutti dobbiamo sapere di essere colpiti. Non alcuni, pochi, ma popoli interi. Allora, adesso conosciamo Aurelio. Aurelio nasce a Guanzate il 26 marzo dell'anno 1926, in una famiglia di umili origini, precisamente in una cascina sita in via Madonna, tuttora esistente, chiamata Cascina Buona. Ora si trova in via Mazzini. Fin da bambino si appassiona alla musica, in modo particolare alla fisarmonica, strumento che non abbandonerà durante il corso della sua purtroppo breve vita. Frequenta le scuole professionali Francesco Baracca a Como in via Brambilla, dove aderisce al movimento giovanile antifascista. In quegli anni i tedeschi deportavano in Germania i giovani italiani dell'età circa di Aurelio per obbligarli a lavorare all'interno delle loro fabbriche, evitando così loro il servizio militare italiano. Avendo un impiego stabile in questura a Como, Aurelio fu fortunato in quanto riuscì ad evitare la deportazione in Germania. Grazie a ciò ebbe anche l'opportunità di avere informazioni segrete da poter comunicare ai compagni e ai partigiani che nel frattempo si stavano organizzando riunioni segrete. Tutto ciò riusciva a farci ad Aurelio come eludere i controlli dei tedeschi ai posti di blocco. La sua tattica particolare consisteva nello sfruttare il suo talento musicale e, siccome dimostrava anche un'età inferiore al reale con discrezione, viaggiando accompagnato da un somarello e suonando la fisarmonica, portava viveri ed informazioni ai compagni nascosti senza essere scoperto. Ciò si deduce da lettere inviate ai genitori datate 1944, precisamente giugno, le quali testimoniano il passaggio di Aurelio a Corello Plinio, vicino ad Elvio, probabile postazione in montagna dei compagni partigiani. Un delatore, però, riferì tutto ai tedeschi, i quali fecero intercettare Aurelio mentre, come al solito, portava le informazioni ai compagni, i quali, su ordine del loro comandante Enrico Mattei, futuro presidente dell'ENI, della 55esima Brigata Garibaldina, capeggiata da Sandro Pertini, futuro presidente della Repubblica Italiana, sentendosi braccati, fuggirono da Como sulle montagne veniche. Durante la sua permanenza sulle montagne assieme ai compagni e per i medesimi motivi e caratteristiche adottate a Como, Aurelio riusciva
a trasportare armi e munizioni, nonché viveri, alle formazioni presenti. Purtroppo nel mese di luglio del 44 un'altra imboscata tendeva loro, sempre da parte di reazione tedeschi. Ne successe che questi ultimi circondarono quella zona con le seguenti conseguenze. Da un versante della montagna scese una parte di compagni, ove trovarono la morte assassinati e trucidati dai tedeschi, mentre una retata posta all'altro versante fece sì che Aurelio fu catturato e reso prigioniero, poi ferito a seguito della cattura e successivamente portato nel braccio tedesco del carcere di San Vittore a Milano. Compagni di prigionia di Aurelio a San Vittore furono Mike Bongiorno, Indro Montanelli ed Eugenio Bertini, fratello del presidente Sandro, che poi lo seguì nella deportazione a Fosse Ligure. Aurelio comunicò dal carcere di San Vittore con la famiglia, ove riferì della sua cattura. I genitori di Aurelio, i miei nonni, implorarono ripetutamente il feldmaresciallo tedesco Albert Kesselring al fine di poter scarcerare il figlio Aurelio, tenendo in conto della sua giovane età. Purtroppo ebbero un riscontro negativo. Ricorsero così l'intercessione della Santa Sede nella persona dell'allora pontefice Pio XII, tramite il cardinal Schuster, il quale riuscì a strappare la speranza di poter concedere la libertà a Aurelio. Ma il giorno prima che pervenisse il permesso di libertà concesso, Aurelio fu fatto salire su un carro di bestiame con destinazione Bolzano. Era il 17 agosto 1944. Scusate se sbaglio, ma è piuttosto emozionante leggere queste parole. Dopo una permanenza forzata nel carcere di Bolzano, fu fatto salire su un treno piombato denominato Convoglio 81, partito il 5 settembre 1944 e arrivato dopo due giorni con destinazione Flossenburg in Baviera, situato al confine con la Cecoslovacchia. Alcuni documenti ufficiali ed originali ne testimoniano l'arrivo e la sua presenza all'ingresso del campo, e nonché il check-in con gli effetti personali e gli indumenti personali. Questi sono tutti i documenti che ho potuto reperire dal campo di concentramento di Flossenburg. Qui c'è la registrazione con in fondo la data di morte e dove è morto, era sul fondo. Ecco davanti. E questo è il check-in che veniva fatto all'ingresso del campo di concentramento, dove i tedeschi scrivevano praticamente il loro vestiario che Aurelio portava. Adesso io non conosco il tedesco, ma chi sa, conosce questa lingua può leggere appunto le varie tipo, gli indumenti. Proseguiamo con l'altra foto. Okay. Anche qui a Flossenburg, come ad Auschwitz in Polonia, all'ingresso Aurelio troverà scolpita su un blocco di granito l'oramai famosa frase in tedesco: il lavoro le rende liberi. Non sapremo mai cosa provò Aurelio in quel momento, possiamo solo immaginare paura, angoscia e sicuramente un senso di smarrimento. La destinazione di Aurelio per via del sovraffollamento del campo fu il blocco 23. Il blocco 23 era in fondo al campo verso destra. Avanti pochi metri c'era un altro blocco, il 24, e di fronte ad esso c'erano le latrine. I due blocchi e le latrine erano isolati dal resto del campo da una rete, essendo il blocco 23 destinato a isolamento e quarantena, e il 24 composto da deportati terminali senza alcuna speranza. Davanti ai blocchi 23 e 24, sotto qualche metro, vi erano i forni crematori, che funzionavano a pieno ritmo. Appena dopo il blocco della morte, il 24, vi erano una scalinata alla quale conduceva il crematorio ed un cancello. Sopra il cancello c'era un reticolato percorso dall'alta tensione. Vicino c'era una torretta in muratura dove dimorava la guardia dell'SS munita di mitragliatrice e di un faro di intercettazione. Le latrine erano situate in un'area grande circa un terzo dei blocchi. Al centro era presente una rete che divideva metà la zona. Per le visioni corporali nel centro si trovava una grossa buca sopra la quale si trovava la tavola trasversale. Tutto intorno al perimetro del locale c'era un lavandino in legno con diversi rubinetti. Quando il forno crematorio non era più in grado di smaltire l'enorme mole di ingrato lavoro, quei pietosi corpi venivano accatastati proprio sotto il lavandino. I tedeschi scrivevano sul torace dei poveri cadaveri la nazionalità, l'età e il numero di matricola. Vi erano alcuni addetti che ispezionavano le bocche dei cadaveri in cerca di denti d'oro da sottrarre prima della cremazione.
Il momento più deplorevole delle latrine era al mattino intorno alle 4, 4 e mezza, alla sveglia, quando bisognava fare il più presto possibile, prima dell'arrivo delle persone del blocco 24, quasi tutti colpiti da dissenteria e scorbuto, che, malgrado queste condizioni, venivano maltrattati dagli addetti alle latrine. Quell'orrendo posto doveva servire alle diverse centinaia di persone. Aurelio fu costretto a subire questi atroci trattamenti fino al 30 settembre 1944, data del suo trasferimento al sottocampo di Erzburg, sottocampo di Flossenbürg. Lì fu addetto molto probabilmente la costruzione di aerei militari, i famosi Messerschmitt F-109, in caverne scavate nella roccia. Il lavoro era molto, così come le percosse che dovette subire, mentre il cibo scarseggiava, così come pure le cure mediche. Un giorno, forse a causa dell'estrema debolezza, gli cade un pezzo metallico dalle mani, danneggiandolo. Accusato dai tedeschi di sabotaggio per l'accaduto, fu appeso per i pollici e sferzato a sangue. Dopo mesi di simili maltrattamenti, come ricorderà un suo compagno di prigionia, il maggiore dell'esercito Ubaldo Pesapane di Serenio, ebbe il corpo stremato, ma lo spirito intatto e vivo. Aurelio morì di stenti il 16 marzo 1945, in seguito a sfinimento per i maltrattamenti subiti, forse cremato ancora vivo, solo appena pochi giorni prima della liberazione del campo da parte degli americani. La segreteria di Stato di Sua Santità Pio XII, successivamente, emise un comunicato destinato alla famiglia, con la conferma dell'avvenuta morte. Una lapide posta all'entrata del cimitero di Guanzate ne ricorda il sacrificio e la memoria per aver offerto la propria vita per la patria. Diversi riconoscimenti dall'ANPI al brevetto di partigiano firmato da Enrico Mattei in persona. Ora Aurelio riposa in pace in una fossa comune all'interno del campo di concentramento di Flossenbürg, ora trasformato in un museo, testimonianza delle atrocità delle quali l'uomo è stato capace. Vorrei concludere citando una massima di Primo Levi, che dice: se comprendere è possibile, conoscere è necessario, e lasciarvi il testamento spirituale di Aurelio, destinato alla famiglia, così come da sue testuali parole e riportate dal suo compagno. Ricordo e non dimenticherò mai più le tue brevi parole che mi hai sussurrato sottovoce mentre ti mettevi in cammino. Se non ritorno e se tu avrai fortuna, portami un saluto ai miei cari genitori e ai miei fratelli e digli di ricordarsi di me e di perdonarmi se mi sono spinto a morire in Egitto. Nella memoria sua e quella dei suoi cari per rivivere quello che ha passato lo zio Aurelio, che ha avuto una giovane esistenza, ma diciamo intensa. Grazie a lui, a persone come lui, che oggi possiamo avere un determinato tipo di vita sereno, basato su valori seri e importanti, quali tra cui solamente anche la libertà. Veramente un grazie enorme per aver prodotto anche del materiale fotografico molto, molto importante a livello di ricerca storica. Ci sono stati anche degli ultimi risultati, credo, con alcuni musei, magari se vuol dire sì, qualcosa in più di quello che è stato allora, la ricerca. Io diciamo che dal 2000 che per sfida mi sono messo a cercare notizie di Aurelio, anche perché da parte della famiglia, della nostra famiglia, notizie certe non se ne sono mai avute. Una volta non c'era internet, non c'era Facebook, non c'erano le tecnologie che abbiamo oggi, pertanto era difficile avere notizie. Si potevano avere da canali ufficiali quali la Santa Sede o enti governativi, eccetera. Così per sfida nell'anno 2000 mi sono messo a ricercare, a contattare appunto il campo di concentramento di Flossenbürg e ho avuto da allora tantissime notizie. L'ultima risale a novembre dell'anno scorso, ho avuto persino notizie dal museo dell'Olocausto di Washington, dove mi hanno mandato un plico di documenti, tra cui la sua ultima firma originale,
ovviamente loro, i deportati in questi campi di concentramento, ogni giorno dovevano firmare entrata, uscita, soprattutto chi lavorava, e ho questo documento importante che tengo quasi in cassaforte perché è preziosissimo per me, perché riguarda appunto le mie origini, la mia famiglia e insomma parte di me sostanzialmente. E la ricerca continua, adesso ho fatto richiesta anche di poter avere il corpo di Aurelio Guanzante, purtroppo mi è stata negata perché Aurelio è sepolto in una fossa comune a Flossenburg, proprio all'interno del campo di concentramento, quindi è diventato per lui parte di questo museo testimonianza. Quindi altri deportati sono riusciti ad avere il corpo, ma di Aurelio purtroppo no, perché è appunto in questa fossa comune. La ricerca continua, speriamo di avere altre notizie da poter arricchire appunto il mio bagaglio culturale a lui riguardante. Gli accadimenti partigiani che sono svolti sul nostro territorio sulla vita dei protagonisti. Non so se invito sul palco ancora presenti Sergio per la conclusione finale. Se i ragazzi vogliono, avete domande o avete. Luca, io voglio parlare con Presidente, io di Sergio vuol parlare con i ragazzi, adesso darò un microfono a loro. Dico solo ultime due cose. So che il 25 aprile è vacanza per voi, però il Comune di Guanzante e l'amministrazione comunale ci tiene a commemorare questa data. Oggi è un anticipo importante, ma non è l'unico di queste volontà nostre come amministrazione per fare in modo che il 25 aprile continui ad essere una data viva nei ricordi di tutti, una data importante per la nostra nazione. Quindi al 25 aprile ci saranno le celebrazioni volute dall'amministrazione, e so che sarete in vacanza, ma vi chiedo di essere presenti, un piccolo sforzo di un'ora o un'ora e mezza nella giornata del 25 aprile non è così drammatico da parte vostra. Vi aspettiamo, dopo proietterò quello che è il programma delle celebrazioni, che sono quelle che tutti gli anni ci teniamo a fare, e vi aspettiamo partecipi, perché sono convinto che una volta compreso l'importanza di quello che è accaduto 70 anni fa, non lo si scorda più, rimarrà per sempre, quindi rimarrà nella vostra mente e probabilmente vi aiuterà meglio con quello che è la vostra avventura della vita. Ok, lascio il microfono al Presidente di Ampisempio. Concludiamo questa giornata. Quando ritornerete in classe, su quel tavolo troverete una copia di un libro scritto da Francesco Pinoli, che ringrazio ancora, era presente anche poco fa al resto dell'incontro, scritto da Francesco Pinoli, dove vengono raccontati quelli che sono stati i fatti partigiani Cadorago e dintorni, tra cui c'è anche la parte di Cantaguantate. C'è una copia per ognuno di voi e per le vostre insegnanti, prendetelo pure, è un omaggio che appunto l'amministrazione vi fa, e abbiate modo di leggerlo e di dare, magari anche di commentarlo in classe nei prossimi giorni, se c'è qualcosa che potrà servire per voi, per i vostri insegnanti. Grazie ancora e buona giornata. Avete sentito la storia del ragazzo di Guanzante, la sua fine, i suoi ideali. Volevo chiedere, ma in maniera molto veloce, senza perdere molto tempo e senza nemmeno riflettere tanto, qual è la parola o l'immagine che vi è rimasta impressa? Senza proprio fulminemente, senza nemmeno stare lì a ragionare tanto. Parola o immagine? Parola o immagine che vi è rimasta impressa? Ho
sono 5 secondi per ognuno, cominciamo da lui fino all'ultimo. Una parola o un'immagine? Fedeltà. Libertà. Il gusto. L'immagine pulita d'altro. L'innocente. Crudeltà. Dolore. Fate per passare subito il microfono. Una parola o un'immagine? Senza ridere, perché è una cosa molto seria. Se può volare. Timore. Sì, parlate in maniera che si senta. Pinto morire innocente. Come? Pinto morire innocente. Immagine dei morti. Innocente. Immagine dei morti. Confessione. Paura. Appesa dei quali. Immagine dei morti. Veloci. Di concentramento. Libertà. Coraggio. Fedeltà. Disperazione. Dolore. Innocenza. Morte. Sacrificio. L'immagine dei morti segnati sotto la bandiera. Sacrificio. Innocenza. Strage. Dolore.